È la prima volta che siete qui a Fano? No, no, veniamo qui da almeno 3 anni più o meno. Allora, come trovate la città? Beh, molto bella, il fatto che si possa camminare a piedi, che non ci sia bisogno di prendere la macchina. Poi è una città molto tranquilla, per noi che veniamo da una città grande come Roma. Ah, ecco, quindi insomma, sì. Abbastanza caotica. Assolutamente, mentre qui è molto, molto più tranquillo, molto più vivibile come posto. La sera, dopo il mare, dopo la cena, come passate le vostre ore così? Ma di solito una passeggiata in centro, così per vedere le vetrine dei negozi, un gelato. Per questo si vive molto bene, nel senso non c'è bisogno di fare tanto, di allontanarsi tanto per andare da qualche parte. Gli eventi, le manifestazioni che ci sono a Fano le conoscete, le frequentate? Sì, diciamo, siamo venuti in concomitanza alla Notte Rosa, siamo stati bene, devo dire, e qualche altro anno abbiamo beccato la Notte Bianca, così, insomma, la Notte dei Saldi, ecco. Adesso c'è un po' di musica, c'è il jazz, ci sono altre cose, quindi frequenterete? Stiamo ripartendo, diciamo, oggi veramente, quindi all'anno prossimo magari. Buon rientro. Grazie. Come ha trovato la città? È bella, bella. La prima volta? Sì, la prima volta. Come passate le serate una volta finito il mare? Guardate, le serate, vedete qua, sono praticamente impegnate a far dormire il bambino. E quindi che cosa solitamente ricercate quando ne potete in una città, una località turistica, quando ci andate? Beh, il mare, il mare pulito. E qua l'unica cosa che ci ha lasciati un po' così è stata il discorso dell'apertura quando piove, che aprono un pozzo. E credo che questa qua sia una roba da risolvere, insomma, di portare gli scarichi lontano. Più lontano possibile. Insomma. Le manifestazioni cosa prediligete? Se ne andate a qualcuno, insomma, musica, concerti? Ho visto lì che c'era... Beh, c'era il jazz molto bello, abbiamo visto sul lungomare e abbiamo visto che c'è abbastanza attività, insomma, sì. No, mi sembra che sia abbastanza viva la situazione. Grazie, da dove venite? Da Milano.